Ed è uno dei più bei palazzi romani, anche se non è così importante come Palazzo Farnese o gli altri. Ci ha vissuto la famiglia dei Leopardi. Sì, la famiglia della madre di Della madre. Leopardi ha abitato qui e si dice che sicuramente Leopardi ha abitato anche qui quando è venuto a Roma, non si sa bene in quale ala. La discoteca di Stato. Quanti sanno che esiste? Quanti sanno cos'è? Diciamo che è una struttura parallela a quelle ben più conosciute delle biblioteche nazionali. Dipende dal Ministero dei Beni Culturali ed è stata istituita da una legge del 1939 che impone a tutti gli editori fonografici italiani di inviare in duplice copia un esemplare delle loro produzioni. Ma a ben 45 anni dalla nascita conta un patrimonio di 175.000 dischi, un po' pochini a dire il vero. Di più, la discoteca purtroppo è situata in uno splendido palazzo romano, ma le strutture sono fatiscenti e il servizio al pubblico lascia un po' a desiderare. Siamo andati a dare un'occhiata. Adesso andiamo nei magazzini, nella parte principale dei magazzini, che sono i magazzini del cosiddetto Archivio Nazionale del Disco, perché la discoteca di Stato dovrebbe essere l'Archivio Nazionale del Disco, cioè dovrebbe conservare copia di tutti i dischi prodotti in Italia, cosa che non avviene sempre. Ecco, come mai? Perché la legge sulla base del quale il deposito deve essere fatto è una legge che non funziona bene, è una legge del 39 che non è adeguata all'obiettivo. Qualcuno non spedisce qui la copia del disco che sta? No, purtroppo non è che c'è un obbligo per i produttori di dare. Scusi, e le richieste di questo materiale chi lo deve fare? Lo facciamo noi, ci sono delle persone che fanno questo lavoro porta via un sacco di tempo e ha dei risultati. Sono riposti in orizzontale. Sì, perché così quando è stato impiantato questo magazzino si pensava che fosse il migliore modo per riporli. Ma quando risale questa installazione? Esattamente, credo gli anni 60 più o meno. Esatto, fino agli anni 50 e primi anni 60. E adesso non è più sufficiente, ormai è quasi saturo, anzi è saturo, non quasi saturo. Andiamo a vedere. L'armadio più vecchio è qui l'armadio in fondo. L'armadio più vecchio. Per l'amore, per il dolore, per la fede. Che tutti vi unì in un solfaccio, tutti, di ogni contrada d'Italia, di ogni classe sociale, di ogni partito, per le vittorie che vi schierarono alla vostra vita di guerra, per i nomi consacrati della vostra morte, per i civenti che sempre superaste, per la visione dell'Italia vittoriosa che raddolcì gli spasimi della vostra agonia, per il dolore delle madri, per il pianto delle spose, per le lacrime inconsce dei figli vostri, fate, o martiri sublimi, che gli italiani moltiplichino le forze nel raccoglimento fecondo, consacrino le energie al più rude lavoro, rianimino gli spiriti in silenziosa vigilia per ricostruire la vita economica della patria dorata. Fate, o purissimi eroi, che la nuova forma d'Italia da voi germinata si invigorisca di devozione profonda e di obbedienza fedele. Fate, o santi del Carso, che l'Italia una nei suoi confini finalmente conquistati, una nel suo tenace volere, una nel suo illuminato comando, sia sempre fiammeggiante di avvenire e di gloria. Amen. Emanuele Filiberto di Savoia, Duca d'Aosta. Abbiamo ascoltato questa invocazione ai caduti di Emanuele Filiberto. A che periodo può risalire? Non glielo so dire, possiamo vedere di stabilirlo, chiedendo al settore che si occupa di questa parte della collezione.
questo momento non glielo so proprio dire. Penso intorno al 1920. 20? Sì, certo prima del 31, visto che da qui si vince. Si vince che nel 1931 Emanuele di Filiberto di Savoia è morto. Per... La discoteca che è stata strutturata nella forma attuale nel 39 è stata, ha subito delle vicissitudini. Una parte delle collezioni durante la guerra sono state portate al nord e quindi sono andate perse. Quindi... Cioè, Mussolini andando a Solò si portò dietro? Sì, è stata portata parte della collezione, quindi parte del materiale è andato perso, non è mai più tornato indietro. E poi anche le vicissitudini della discoteca nell'immediato dopoguerra non sono state delle migliori. E quindi siamo fortunati, insomma, per tutto quello che siamo riusciti che si è riuscito a conservare. La partecipazione dell'Italia alla guerra avrà maggiori sviluppi attraverso il progressivo rafforzamento della nostra organizzazione militare affidata alla sicura fede e alla provata esperienza di quel prode soldato che risponde al nome del maresciallo d'Italia, Rodolfo Graziano. Gastone, sei del cinema il padrone. Dunque, il patrimonio musicale italiano, questa grande biblioteca di musica, voci storiche, racconti popolari e registrazioni d'epoca, è in uno stato pietoso. Le strutture della discoteca nazionale sono fatiscenti, i locali vecchi, la biblioteca e l'auditorium fuori uso, senza un computer e senza personale a sufficienza. Sempre ricercato per le piume più bislacche, perché sono ben calzato, perché porto bene il fracche. Cosa manca alla discoteca di Stato oggi per essere più efficiente e per fornire un servizio vero al pubblico? Manca il personale e la possibilità di formare il personale. Ma qui si possono consultare i cataloghi, questi sono i cataloghi della discoteca che riguardano la musica classica, sono cataloghi stratificati nel tempo, per cui parte sono addirittura manoscritti. Adesso nei prossimi mesi avvieremo la conversione di questi cataloghi in forma automatizzata. Dovremmo cominciare diciamo verso maggio in fase sperimentale e io spero entro la fine dell'anno diventare operativi, cioè chiudere la fase sperimentale. Questa è la regia, abbiamo qui la possibilità di poter ascoltare in 6 punti. Da qui si controlla, quindi possiamo avere sia i materiali su disco, su nastro, su bobine oppure su cassette. Da un anno e mezzo a questa parte stiamo provvedendo anche a, visto che abbiamo anche dei materiali video, anche a una visione delle cassette video attraverso un sistema che momentaneamente funziona in una sola cabina d'ascolto, quindi possiamo mettere a disposizione anche quelle registrazioni che in questo momento abbiamo a disposizione. Una curiosità, visto che poi si ascoltavano dei dischi, come vengono puliti quei dischi? Noi abbiamo delle macchine per pulire i dischi, ne abbiamo un paio. I dischi, prima di essere messi in ascolto, li puliamo se necessitano. Per i nuovi chiaramente non facciamo nessuna cosa, soltanto una pulita con le spazzole elettrostatiche. Mentre per quelli sporchi usiamo questa macchina con un solvente che è fatto con il 50% metanolo e un 50% con acqua distillata. Poi viene quindi lavato, aspirato, asciugato e quindi poi riposto nelle buste nuove per metterle quindi poi in archivio. Questa macchina qui possiamo vederla? Sono lieto di poter rievocare in poche parole le esperienze delle prime trasmissioni radiotelegrafiche a grandi distanze
da me felicemente eseguite attraverso l'Oceano Atlantico il 12 dicembre 1901. Nina, se il cielo che vede i cori te ispirasse sto bel pensiero. Io vorrei, quel che voglio lo voglio da lei. Alla fine di questo viaggio nel nostro patrimonio musicale, lasciamo la discoteca di Stato con una certa dose di ottimismo. La struttura è stata per tanti anni abbandonata, ma secondo la direttrice, la signora Soggiu, oggi le cose stanno cambiando. Noi siamo incorporati nel settore del Ministero dei Beni Culturali e... Un profumo di viole, quello che lei può dare a me. Con tanti amabili figliole, lei si rivolge proprio a me.